Palazzo delle Poste e dei Telegrafi di Alessandria, costruito tra il 1939 e il 1941 per opera di Franco Petrucci, rappresenta un classico esempio di architettura razionalista che in quegli anni aveva in Alessandria una piccola capitale. Vengono affidate all'artista cortonese Gino Severini le due decorazioni del palazzo. Il mosaico interno, che sviluppa il tema delle comunicazioni per cielo e per mare, e il mosaico esterno, una coloratissima striscia divisa in tre sezioni, lunga circa 37 metri ed alta 1,20 m, che propone la storia delle comunicazioni, con messaggeri alati e a cavallo, pacchi, lettere, pali telegrafici e tanti altri dettagli. Figure allegoriche e mitiche condividono lo spazio con giovani hawaiane, pelle rossa, cinesi, africani, circondati da animali esotici. Sembrano evocare sia il ritorno a un Eden perduto, sia i diversi continenti. Il mosaico, con un armonioso gioco di incastri, esalta la città moderna, il suo dinamismo e tutti i simboli della comunicazione telegrafica e radiofonica. L'opera di Severini rappresenta una tra le migliori espressioni della decorazione del secondo futurismo italiano.